Se pensi che il titolo sia un clickbait, beh, ti sbagli di grosso. Io clicco, ma non piazzo trappole. Tutto quello che leggi è la pura verità. Io vado a vendere Alphabet e anche la mia azione preferita, quella che mi piace più di tutte, Microsoft. Condizioni di mercato, strategia di investimento, aziende non più in salute. Ogni cosa che faccio ha sempre una ragione e ti dico la verità. Però, subito dopo la sigla. Devi avere pazienza, eh? Ma torno subito. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Come sempre, io sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto. Oggi vi faccio drizzare le orecchie, non rizzo le orecchie, ve le faccio drizzare e le faccio drizzare a tutti i value e growth investors. Vendo la mia posizione in Alphabet e anche quella in Microsoft. Tra l'altro, per chi mi segue da un po', sa benissimo che Microsoft è la mia azienda preferita e che le uniche due azioni growth che io abbia in un portafoglio da dividendo sono proprio queste due, solo queste due. Ma allora cos'è che è successo? Sono diventato pazzo? A sentire i miei colleghi YouTuber, sì, lo sono. Partiamo però dal presupposto che io sono scemo di mio, questo lo so purtroppo, ma non sono pazzo. È tutto pianificato da un po' di tempo, e cioè da un annetto fa. Poco meno di un anno fa, in realtà, sono circa 10 mesi. Chi mi conosce personalmente già lo sa, ma voi che mi seguite da un po' dovreste anche saperlo. Diciamo che al mio rientro in Italia, che è avvenuto a febbraio nel 2021, sono andato incontro a spese pazze, indesiderate. Nel senso che nell'arco di 3 mesi, oltre a dovermi attingere al portafoglio, al mio fondo di emergenza per trasferirmi, ho dovuto affrontare anche alcuni problemi che definirei inaspettati, e in particolare l'acquisto di 2 auto nell'arco di 2 mesi e mezzo. Questo vi posso assicurare che non era assolutamente voluto, anzi, erano spese che io volevo evitare come la peste. Ma come ben sapete, i problemi con la motorizzazione mi hanno un po' messo con le spalle al green screen, anzi al muro, drenato dai miei risparmi, e in pratica sono dovuto andare incontro al debito, cosa che, come sapete, io odio ed evito a prescindere, e che non avevo intenzione di avere mai più. Questa volta però il debito che ho creato l'ho pianificato ed era ben organizzato. In totale, grazie all'accoglienza che l'Italia ci ha riservato come famiglia, mi sono esposto circa più o meno 11.000 euro. Io ho circa il doppio degli asset, più o meno qualcosina in più, però nel momento in cui ho contratto il debito non l'ho fatto perché non avessi liquidità, per cui diciamo era necessario farlo, ma perché non volevo vendere i miei amati asset. Qualche mese dopo però mi ero accorto che, pur avendo pianificato i miei debiti, avevo fatto una mega cappellata super mega galattica. Questo perché mi ero posto il solo ed unico problema di pianificare i debiti con l'accortezza di poterli coprire e di non toccare i miei investimenti. Non contrarre debito vendendo i miei investimenti mi avrebbe reso in più in termini di efficienza finanziaria che non invece quello che ho fatto, e cioè contrarre una serie di debiti, purtroppo andando a pagare interessi, mentre cercavo di salvaguardare il mio patrimonio investito. Diciamo che ho fallito nella prima regola che mi ero dato, che mi ero posto da quando ho intrapreso questo percorso: non perdere soldi. E io in parte qui ci ho rimesso qualcosa. A questo si è aggiunto il fatto che le due aziende in questione non fanno parte propriamente, o completamente della mia strategia di investimento, e per cui mi ero dato comunque all'epoca un take profit per entrambe. 2 più 2 mi porta a questa decisione. Inoltre, con la vendita delle due posizioni vado a ottenere 3 risultati, secondo me importantissimi, che per me sono fondamentali in questa decisione. Il primo risultato è che in questo modo vado a coprire completamente 2 dei 3 debiti, quelli che ho correntemente, per cui 2 svaniscono. Questo vuol dire che ogni mese avrò più liquidità da utilizzare, considerando che mia moglie per circa 6 mesi non avrà che un mero 20% del suo stipendio originario, legato al fatto che è in congedo parentale facoltativo. Questo liberare i soldi per la questione familiare mi dà appunto più soldi da dedicare al mondo degli investimenti, e ho anche, soprattutto, per rimpolpare il famoso fondo di emergenza che è stato duramente messo alla prova dagli eventi che nell'ultimo anno ci hanno colpito come famiglia e che sto ricostruendo piano piano, pezzo per pezzo. Il secondo risultato è che avrò meno interessi da pagare. Considerando il fatto che chiuderò 2 posizioni debitorie in anticipo, per cui anche l'entità del debito da pagare sarà minore rispetto a quello che teoricamente andrei a pagare, se invece volessi liquidare questi debiti mese dopo mese, lasciando che
appunto le rate facciano il proprio decorso, cioè uno invece di chiudersi a maggio 2023 lo chiuderò al massimo ad aprile del 2022. Ma tu sai quanti interessi in meno mi costa questo giochetto? Senza contare il fatto che dovendo dare meno soldi, mi rimangono più soldi in tasca da investire, non dovendo utilizzare tutti i proventi che vado a ottenere dalla vendita delle posizioni di Alphabet e Microsoft a copertura dei debiti. Terzo motivo, la liquidità rimanente mi permetterà non solo di estinguere due dei tre debiti che ho contratto, ma di aprire anche una o due posizioni su altri asset che ho puntato da tempo e che fato ha voluto abbiano raggiunto dei minimi interessanti, che sono addirittura al di sotto, perlomeno per adesso, quando registro questo video, dei livelli che mi ero imposto come minimo per poterci entrare, per poterci investire. Posizioni da alto dividendo e che per cui sono propriamente in linea con la mia strategia di investimento attuale. Si potrebbe tranquillamente dire che sono tre piccioni con una fava. E so che molti protesteranno con frasi del tipo: ora non è il momento, oppure sono aziende splendide, non falliranno mai. Io, per mia struttura di investimento, non faccio timing e non credo che nel mondo degli investimenti le parole mai e sempre abbiano un senso. Guardate colossi come Cisco o IBM, o per andare proprio nel fallimentare Enron. Ma per quanto mi riguarda, pur avendo messo in vendita, a mio parere, le due big tech che considero le migliori al momento sul mercato azionario, per me non esiste Facebook, non esiste Apple, esistono solo Alphabet e Microsoft. Non si può pretendere di avere tutti quanti lo stesso obiettivo di investimento, ognuno ha i suoi. È come se io andassi a prestare un ragazzo giovane che ha una percezione di rischio molto ma molto alta di andare a mettere il 100% del proprio portafoglio, della propria liquidità, tutto su investimenti in obbligazioni governative. Io così facendo raggiungo tre obiettivi molto importanti per la mia vita personale e anche per la mia vita da investitore. Al di là poi di tutte le disquisizioni che sto facendo, restano da puntualizzare due cose molto importanti che sono, secondo me, da appunto andare ad evidenziare. La prima di carattere pratico e la seconda di carattere prettamente finanziario. Quella di carattere pratico che al momento non ho ancora venduto. Infatti ho due take profit che non sono così bassi e per cui non sono così vicini al livello attuale dei prezzi delle due azioni, ma secondo me entro aprile potrebbero essere toccati. Non è una cosa tassativa, potrebbe succedere ad aprile, potrebbe succedere più avanti. Per cui, al di là di quello che ho detto fino ad ora, non ho venduto materialmente ancora niente. Venderò, ma non ho ancora scaricato queste due posizioni. Quella di carattere finanziario, che comunque nulla toglie, che una volta completato quello che la mia idea di portafoglio con le aziende che ho in mente e con gli ETF che ho in mente, e ovviamente in corrispondenza di un rintracciamento importante o di altre dinamiche di mercato, io non vada a ricomprare l'una, l'altra o entrambe le aziende, per cui andare ad inserire nel futuro prossimo sia Alphabet che Microsoft. Mi sembra di vedere sempre persone che si innamorano di una o di l'altra azienda senza tenere conto del fatto che i sentimenti, l'affezionarsi e le emozioni in questo mondo non vanno tanto a braccetto con i rendimenti. Diverso è il fatto di dover e poter credere in un'azienda, investirci perché la si capisce, se ne comprendono i bilanci, il business, la pianificazione aziendale magari per i prossimi 5, 10 o 20 anni. Ma dire che non si può vendere perché non si può, o perché aziende così sono buone e non si trovano e non se ne vendono mai, non è proprio un modo, secondo me, per approcciarsi a questo mondo. Sicuramente poi la mia è una scelta molto impopolare, ma non sono l'unico sul mercato che ogni giorno farà compravendita di azioni Alphabet o Microsoft. D'altronde, se ci sono persone che tutti i giorni comprano e fanno salire il prezzo, sicuramente perché ci saranno anche dei venditori in giro che vanno a scaricare le proprie posizioni. Da qualche settimana, cioè da quando ho messo in macchina i miei due take profit, anch'io faccio parte di quella banda di malfattori che vengono considerati i venditori di Alphabet e Microsoft. Però volevo sapere tu cosa ne pensi. Accetto opinioni di ogni tipo e anzi, mi piacerebbe sapere cosa fareste voi nella mia situazione per capire come, se e quando nella mia stessa situazione persone diverse possono agire in modi completamente opposti o magari uguali. Spero che questo video sia stato di tuo gradimento e ti chiedo di farmelo capire con un bel pollice in su, così anche YouTube comincia a notare me e anche voi cominciate ad essere sempre più numerosi. Inoltre, se sei nuovo sul canale e non vuoi perdere nessuno dei miei contenuti successivi che pubblico da lunedì al venerdì tutti i giorni, le due cose molto semplici che puoi fare sono quella di iscriverti al canale e di cliccare la campanella delle notifiche. Noi ci vediamo domani con un nuovo video qui, nel nuovo video di domani, di venerdì,
Vado a parlare di 6 ETF ad altissimo dividendo, alcuni addirittura sono al 9% di yield. Vi racconto cosa faccio io, quali ho in watchlist e come potrebbero far parte di un portafoglio che sia diversificato o dedicato solo a questi strumenti. Per cui ti aspetto domani alle 18:30 come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Anche per questo video è tutto e per cui ci salutiamo con un ciao.